Un fiore per dire di Sinopoli Maria. Fiori, piante, articoli da regalo e addobbi per ogni cerimonia. Un fiore per dire anche agenzia funebre con servizio ambulanza H24. Vieni a trovarci, ti aspettiamo in piazza Zarapoti 9, Santa Maria di Catanzaro. È stata un'idea che abbiamo lanciato appunto a Federsanità e Agenas, quindi due entità nazionali che l'hanno subito raccolta e messa in campo, e ovviamente la Regione Calabria che ha immediatamente messo in campo il finanziamento e quindi rende fattibile questa attività. L'Università di Catanzaro, come sapete, è l'unica ad avere le risorse umane per fare queste attività, perché appunto sulla Università di Catanzaro insiste la ex facoltà di medicina, la scuola di medicina e chirurgia, quindi le competenze sono tutte all'interno dell'università per quanto riguarda la fase organizzativa. Poi ovviamente apriremo nella scelta dei docenti a tutte quelle che sono le competenze presenti sul territorio regionale ma anche nazionale. Quello che noi faremo, daremo degli strumenti alla regione per poter procedere a una riorganizzazione diciamo che sia puntuale e oggettiva, nel senso che se noi gli diamo questi strumenti, ovviamente dopo aver fatto un'analisi puntuale di quelli che possono essere le difettosità organizzative all'interno delle singole strutture, chiaramente la regione avrà degli elementi in più per poter programmare. Non possiamo né vogliamo sostituirci a quello che è il piano di programmazione regionale, anche perché avete già, come dire, un tavolo ministeriale del Ministero della Salute piuttosto che del Ministero dell'Economia che già vi dà moltissime prescrizioni qui in regione. Noi formeremo qui sul territorio 400 persone che al termine dei due anni dovranno diventare la task force regionale per continuare questo lavoro finanziato dalla regione, che ringraziamo, e per poter continuare nella gestione del rischio negli anni futuri. La metodologia nasce proprio da questo concetto che lei appena accennava, cioè conosco, gestisco, controllo, perché se non conosco non posso gestire. Tutto il progetto verrà preparato per formare queste persone, diciamo in linea di massima 35 per azienda ospedaliera, per fare in modo che imparino a conoscere. Una volta che hanno conosciuto, dovranno imparare a gestire e poi a controllare se quello che hanno gestito va verso quella strada oppure no. La formazione ha un impegno molto grande, perché lo accennavo prima, parte della formazione è la fotografia del rischio, cioè tutta formazione in affiancamento dopo la parte teorica, per fare in modo di avere pagine e pagine su cui vedere lo stato dell'arte degli ospedali rispetto a quelle checklist che dicevo prima.